sono anche altri. Guarda, ben approfittare. Dicono, perché Paola Taverna è bellissima. Noi abbiamo gli edifici G, capito? Sfigati G, Z. Allora, è una gente non sa. Infatti la faccia scritto quello che devo fare. Ma adesso non devo fare niente. Oh, ho qua ci. Allora, stiamo verificando se Beppe riesce ad arrivare, ok, però dobbiamo garantire un minimo di sicurezza. Io vi posso dire, mi sentite? Allora, in regione è veramente una guerra, nel senso che hanno preso tutti i posti che potevano prendersi, noi rappresentiamo il 20% della regione Lazio, in realtà abbiamo come rappresentatività il 6%, vuol dire che il 91% dei posti l'hanno preso loro attraverso una spartizione di poltrone fra PD e PDL. Quindi in regione vediamo esattamente quello che è successo in Parlamento, si sono presi tutto facendo il famoso inciuccio PD e PDL insieme. Quindi Zingaretti, che si è riempito la bocca di belle parole, trasparenza, onestà, garantiamo a tutti la democrazia, in regione Lazio ha dimostrato l'opposto, cioè che si sono presi tutto quello che potevano prendersi. Noi siamo in guerra tutti i giorni, in questi giorni stiamo per approvare il bilancio, domani mattina presenteremo una serie di emendamenti per portare alla luce di tutti i cittadini quelli che sono ancora intrallazzi, fenomeni di corruzione, voci di cui non si capisce tutti questi soldi della regione, dei nostri cittadini dove stiano andando. Quindi la nostra opera, nonostante siamo solo 7 consiglieri su 50, quindi abbiamo un ruolo abbastanza basso, possiamo veramente portare alla luce di tutti i cittadini quello che succede in regione. Questa è la nostra sfida, la nostra battaglia, e da domani vi faremo vedere come saremo in grado di portare trasparenza in regione, attraverso proprio il bilancio, preventivo, che è la cosa che stiamo vedendo in questi giorni. Allora, passo la parola a una nostra deputata. Buonasera. Quello che è successo in Parlamento tristemente lo conoscete. Conoscete il sopruso che è stato compiuto ai danni della volontà dei cittadini e che ieri volevano esprimere un'altra preferenza per il Presidente della Repubblica. E nonostante appunto la volontà fosse chiara, tutta la veteropolitica ha pensato di intraprendere un percorso diverso, che poi è un percorso di continuità con il passato. E ovviamente tutto questo è in linea con quello che abbiamo visto per questi primi periodi, queste prime settimane di permanenza in Parlamento. Il Parlamento non è partito con le commissioni permanenti, è stata creata un'unica commissione speciale da dove transita di tutto ciò che è urgente, ovviamente inderogabile, e quindi a dispetto dell'efficienza. Non è vero che per creare le commissioni permanenti occorre avere già un governo. La Costituzione parla chiaro, le commissioni permanenti devono rispettare la proporzionalità del Parlamento, e il Parlamento è stato eletto e ha già le sue proporzionalità, le sue proporzioni tra le varie forze politiche. Quindi lo stallo dell'attività parlamentare è stato dovuto soltanto a motivi spartitori, e ieri
ne abbiamo avuto un'ennesima conferma. Noi, nonostante tutto questo, abbiamo continuato il nostro, abbiamo intrapreso il nostro lavoro e abbiamo continuato per tutto questo periodo a comunque di ripartirci noi in commissioni e a studiare progetti di legge che appena l'attività parlamentare partirà seriamente, a questo punto presenteremo. E ovviamente sono a monitorare contemporaneamente quella che è la loro attività, anche se ovviamente noi saremo sempre disponibili ad appoggiare qualunque progetto di legge che sarà dalla nostra parte, cioè dalla parte dei cittadini, e quindi questa sarà la nostra stella polare, cioè il fatto che loro dovranno proporci dei disegni di legge che non danneggino le persone che in questo momento e finora abbiamo visto pagare per questa crisi. Quindi fortemente a cuore il vostro destino, che è il nostro destino, perché noi non è che viviamo sulla luna, noi viviamo con voi e appena finirà questa esperienza nostra parlamentare torneremo nelle nostre case, dalle nostre famiglie, e avremo dei figli a cui vogliamo raccontare un'Italia cambiata. Ce la metteremo tutta perché è la nostra ferma volontà. E io spero che tutto questo possa avvenire come sta avvenendo, in maniera democratica e pacifica. Però la classe politica vecchia è dura ad ascoltare i nostri messaggi, ma lo capiranno, lo dovranno capire presto. Io penso che il loro momento sia terminato. Noi siamo sempre a vostra disposizione, io cerco di rispondere alle mail anche a mezzanotte, all'una, sono sempre a disposizione di chi ha dubbi, domande, perplessità, di chi vuole partecipare. Noi sentiamo moltissimo la vostra vicinanza e la vostra partecipazione. Io sono sommersa da messaggi, fortunatamente sempre di apprezzamento per il lavoro che stiamo facendo, evidentemente quindi state capendo le nostre criticità e il nostro impegno nonostante tutti i bastoni tra le ruote che quotidianamente troviamo. Quindi cosa dire, vi vogliamo bene, siete parte di noi. Brava Carla! A tutti, mi sentite? Ci provo. Io mi chiamo Filippo Gallinella, vengo dall'Umbria, faccio parte di questo avamposto per la democrazia che sono 163. Che ci chiamano Gricola già su Facebook, che dopo 19 anni di fidanzamento finalmente si sono sposati. E noi, grazie, siamo usciti fuori, eravamo gli unici insieme a voi le persone a parlare, e c'era un sacco di gente intorno a Montecitorio, noi eravamo molto contenti per quello che stava succedendo in quel momento, per il calore che ci avete dato, ci auguriamo che ce lo continuate a dare, perché le cose le cambiamo insieme, il senso di comunità è anche questo. Quindi io, più vicino al microfono, vi ringrazio, anche perché per noi è un'esperienza, è la prima volta, quindi io mi sono sentito importante, tra virgolette, perché tutti ti chiedevano le cose, volevano una mano. Io ci avvicinano persone che ci chiedono anche il lavoro, non è che possiamo fare miracoli, ci impegneremo sicuramente per poter dare la possibilità a tutti di non rimanere indietro, questo sicuramente ve lo possiamo garantire, perché lo facciamo con tutto il cuore, insomma. Ecco, io vi ringrazio, non so che se c'è qualcun altro che si vuole presentare. Saluto tutti quanti, saluto l'Umbria, perché se non la saluto poi si arrabbiano, quindi un abbraccio. Ciao a tutti, sono Maglio Di Stefano. Sono Maglio Di Stefano e vabbè, magari qualcuno ha sentito dire del lavoro della nostra commissione più che di me, chiaramente. E sono in commissione esteri in questo momento. Prendo questo momento per raccontarvi un po' quello che stiamo facendo, anche visto che di quello che è successo in questi giorni ne sapete abbastanza. E noi stiamo cercando di applicare già tutte quelle che sono le nostre, il nostro cambio, diciamo, di registro della politica, anche se non ce lo fanno fare al 100% perché non aprono le commissioni permanenti, lo sapete, è stata una nostra battaglia, la prima probabilmente, quella più dura.
E nonostante questo stiamo comunque lavorando già e portando avanti le nostre istanze. Come Commissioni Esteri in questo momento abbiamo già depositato la mozione per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Che ha una componente fondamentale di differenza con quello che gli altri partiti hanno proposto. Noi proponiamo prima di tutto non solo un lavoro pratico di ritiro delle truppe, ma soprattutto quello di ricostruzione del tessuto sociale afghano, che è martoriato da 12 anni di distruzioni ed è veramente allo stremo delle forze. Quindi proponiamo anche questo, lo proponiamo nella nostra mozione, e abbiamo in corso tante altre attività di quelle già proposte in campagna elettorale anche. Vedo da quella parte, ragazzi, forse sta partendo un corteo, però da quella parte. Ce l'ha il megafono il municipio nostro? Il nostro ce l'ha Mario, il quale lo conosciamo, anche se poi se stesso. Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, la speranza dell'Italia siamo noi. Thank you.
Essere in porto.